Tra gli ulivi che diedero le fronde per l'entrata di Cristo in Gerusalemme deflagrano le esplosioni. L'Irgun ha incendiato i serbatoi petroliferi di Haifa e ha fatto deragliare con 2 mine l'espresso Cairo-Haifa. Che cosa vogliono questi terroristi? Pace, asilo, lavoro per i nostri fratelli, per i superstiti dell'annientamento hitleriano, rispondono i sabotatori clandestini, i guerriglieri della notte. La vita dell'uomo, dice il Salmo, è di circa 70 anni. Non sono molti, facciamo di non abbreviarli. E questo sia detto per gli ebrei dell'Irgun e anche per i loro avversari,